Lorenzo Bambini probabilmente è la persona in questo momento che ha più di tanti altri il polso della situazione, perché rappresenta quello che Nereide sostanzialmente ha descritto, Nereide Duda ha descritto nell'ultimo suo libro, nella sua ultima intervista rilasciata non a caso a Maria Francesca Chiappe, cioè di un contesto urbano, fortemente urbano dentro la Sardegna. Io ho una posizione che ho sposato sempre, la ritengo appunto condivisibile, che si è spostato in città, che ha analizzato poi con occhi urbani la situazione della Sardegna, che forse è rimasto imprigionato dentro una serie di rigidità e di stereotipi, per cui spesso, e a Chisio questo bambino l'ha spesso detto, si vive la dimensione quasi del rimpianto, non si capisce bene di che cosa. L'ultimo libro suo che consiglio di leggere è questo, Noi non sapevamo, com'è che la classe dirigente che è ancora vivente, perché Baggiaflores non è avvenuta un secolo fa, è dell'altro giorno. Gli anni 70, alcuni di noi le facce le vedo perché ci ricordiamo che eravamo a Cagliari all'università, alcuni venivano ritenuti stravaganti quando lui riuniva questi suoi giovani studenti e parlava della Rumianica, noi non è che capissimo tutto molto bene quello che ci stava dicendo. Io stessa sono arrivata a Cagliari e pensavo che Santa Gilla si dovesse bonificare, mi sembrava un luogo soltanto di zanzare, o ci sono diventato una specie di madre padre, di Santa Gilla, continuano ad esserci naturalmente. Quindi che cosa, quest'idea che non sapevamo, che cosa è quest'idea della non autocoscienza che evidentemente quella classe politica che è ancora vivente peraltro e continua, noi siamo nel luogo di Antonio Piglia, noi siamo nel luogo di Matteo Zizzi, noi siamo in un luogo fortemente acculturato nel passato. Non c'è un laureato in più al mio paese degli anni in cui mi sono laureata io. Quindi noi, rispetto a uno sforzo di tutta la nostra comunità verso l'elevazione del livello di studi, di istruzione, verso quel valore che mi è stato inculcato fin da piccola, che istruirsi era una gran chance senza saperlo. Cioè io sapevo perfettamente che se mi istruivo e diventavo anche bravo, comunque sarei stata a classe dirigente, non soltanto all'interno del mio paese, e quindi regionale. Che cosa è accaduto allora nelle nostre comunità? Perché da lì noi veniamo, non è che veniamo da un'altra parte. Io non voglio vivere in un rimpianto, perché comunque avevo i miei compagni di scuola che arrivavano anche scarsi. Il mio gesto di ribellione fu contro la maestra Campi, mia che picchiava una povera in casa. Avevo 10 anni, e lei non lo so, è molto alta per i momenti, per i tempi, e le bloccai le braccia perché è una scena di una violenza inaudita. Allora, che cosa non sapeva, mi sa, che facevano finta di non sapere, che cos'è il rapporto tra stigma e autostigma? Cos'è l'unta? Torno grazie a questa maniera di andare in vita nostra, sa, e questa cosa si mi aspettò ad un anno nostro. Ma vorrei partire dal discorso giornalistico puntuale di Maria Francesca Chiappe e chiedo a voi: ma voi pensate che gli atti di criminalità di questi anni nel Nuorese, in Barbagia, in Ogliastra, siano sostanzialmente sul versante della tradizione o sono assolutamente inediti o comunque riferibili ai nostri tempi? Parlando 20 anni fa con uno preparatissimo studioso, perché brillante avvocato penalista di Orune, diceva: se tu gravi sotto la superficie apparente di questa vernice, scopri che è un processo tradizionale che insiste e persiste.
non facciamoci affascinare da queste apparenti forme che sono delle sembianze, scusate questa parola. Ma poi il crimine è tradizionale, perché è incorporato. Ecco, io sostenevo una tesi opposta e mi chiedo, dopo vent'anni di questo incontro, simpatia di amici, oggi confermo questa opinione. Mi chiedevo anche se non fosse perché era Diorune che difendesse questa tesi. Mi interrogavo anche su questo. E perché potesse essere il vizio di orgoglio. Mi interrogavo anche su questo, perché possono essere condizioni particolari riferite alla propria comunità in cui uno trova conferma di questa sua opinione. Allora io mi chiedo, il fenomeno droga, il moderno, quando noi immaginavamo che la droga arrivasse a noi, vi dico, nel mio vicinato, Battoreggio, ubriaco, alcolista, cusso drogato per un caso, cusso drogato, voi dovete leggere il linguaggio del corpo di Battoreggio, cusso drogato. Era un'aberrazione, cioè una specie di repulsa non soltanto simbolica, ma fisica, come qualcosa di putinco, cusso putinco. Quindi legata alla puzza, e la droga era cioè vista nell'immaginario locale allora come una cosa inenarrabile. L'alcolismo, questo era un alcolista, non mi sembrava particolarmente negativo. Questo per dirvi come la concezione negativa di droga potesse impedire assolutamente che la droga giungesse negli ovili. Non c'è crimine che non arrivi dovunque. Una volta che si verificano fenomeni di diffusione, per esempio il rapporto Orbi a Vitti, per dire, e poi Nuoro Vitti, Nuoro Orune, o Iasta Vitti, o Iasta Orune, quello che riguarda gli episodi specifici. Allora, è moderno prendere una ruspa e buttare la vetrata in una banca? È moderno assalire con un portavalori? È moderno alcuni fenomeni già di racketing in malvagio? Ecco, a mio avviso, la delinquenza prende la forma attuale del tempo, sempre. Non sono fenomeni di eredità. Certo che c'è un clima culturale che può essere più favorevole, ma non è detto che siano forme tradizionali che persistono e insistono, perché si vive in un altro clima e dentro questo clima si verificano fenomeni, in parte alcuni, non lo vediamo tradizionali, ma soprattutto di tipo dell'attualità, della forma del tempo che noi viviamo. Io ho la metafora del leopardo, del giaguaro, e questi sistemi formano delle macchie oscure che sono, come dire, definiamole tradizionali, e delle macchie chiare che sono le forme moderne. Cioè, quando si incontrano tempi tradizionali con tempi nuovi e iniziano tessiture, si formano queste macchie pelle di leopardo, e cioè del nuovo e del vecchio che si intrecciano e cominciano a formare in qualche modo novità che sono sì alcune di tradizione, ma che comunque si innestano in processi nuovi e in mentalità e in intenzionalità e in propositi e in motti del cuore, delle ragioni nuove, per cui è come noi viviamo nei processi di quando i pastori di Vitti di Orbi hanno abbandonato gli ovili e sono rientrati in paese, mungitori e quindi versano il latte e niente in paese, e viene bene quello che Michelangelo Pira ha definito l'università dell'ovile, dove si forma l'uomo, l'ovile e Isadomo e Villa, due mondi separati e complementari, dove Samele Domo e l'uomo pastore, e l'ovile forma l'uomo.
cosa è avvenuto? In che modo questi pastori rientrando nei paesi, perché non è stata affrontata una nuova forma di formazione e di educazione invece che il bar e che persistenza di diritti tradizionali in una nuova realtà? Cosa è stato fatto a livello intellettuale, a livello della politica, per questa nuova realtà che si veniva a verificare nel tramonto di un mondo dell'udile, di un riversamento nella comunità, ma rimanendo sostanzialmente fermi, senza nessun processo di nuova educazione, di nuova formazione? Dunque, il problema che mi pongo è l'episodio del ragazzo di Oruro, ucciso in una dimensione studentesca, da uno che viene da fuori e che viene da fuori a un lume, è una cosa di poco conto anche questo. È moderno. E così bisogna che non ci facciamo condizionare troppo da un passato che incombe, perché così non riusciamo. I fenomeni di delinquenza sono attuali, sono tutti attuali. Si giustifica in massima parte come procedimenti di sensibilità e di mentalità, di ragioni, di sentimenti di voi. Sono quelli che vediamo nel tempo. È lo spunto che vi ha dato Maria Francesca Chiave, ma io intendevo parlare di un altro aspetto. Andare alle radici della violenza. In un convegno di psicanalisi nel 90 a Cagliari mi fu chiesta proprio una mia osservazione sulla delinquenza in barbati. E mi pare che rileggendola sia convincente anche oggi. Vogliamo osservare alcuni aspetti. Sapete perché vi dico questo? Perché voi adesso uscirete da qui, avendo ascoltato queste relazioni puntuali, precise, documentarie, sono intenzioni, elaborate, osservate, verificate, inespugnabili, a qualunque pseudocritica esterna. Ebbene, in che misura voi ne uscite con una riflessione che possa mutare qualcosa in ciascuno di voi? Domani, dopodomani, voi parlate davanti a un delitto, siete spettatori, chiedete. Io avevo difeso a Rai 3 quella ragazza di Oruro che ebbe il coraggio di denunciare, ma non ha avuto molti difensori e pochi, o forse nessuno, ha dovuto. Allora il problema è, ma i debati intorno a noi, stesso strumento, cioè proviamo a vedere perché noi siamo strutturati così. Come lo viviamo questo tempo in riferimento al fare? Perché, mi chiedo, c'è un'enorme facilità di offesa? Perché noi abbiamo questa capacità, la chiamiamo paradossalmente, di sentirci offesi? Le piccole cose. Questa io la chiamo la psicologia dello stare allerta. Ma che me è questo? A me? Ma i dannati? Ma chi è? Cioè questo controllo della parola come riferita a me, a te, a lui, che l'ha mandata a dire, questo se l'ha compresa, questo gioco di carambole del linguaggio. Questo ci dice di una nostra sensibilità quasi patologica a sentirci offesi. Ma perché ci sentiamo offesi? Io ho fatto 20 anni di Lombardia e ho verificato perché questo mi tormentava, anche i miei alunni. Perché questa sensibilità? Vi racconto una fesseria. Una mia alunna diceva che è caduta sciando, è una tipa piuttosto pesante, e subito c'è il suo ragazzo a fianco e un altro studente, mio lui, ebbe, aveva fatto uno sprofondamento
infinito, qualche burrone, e poi anche chi ti raccoglie aiutandoti, magari te la facevi con lui. Ragazzi, il suo non ha reagito. Gli alunni, ma sai che sei un solito scemo? Io che venivo da un'altra cultura, ma come non te lo sa mai? Si scartolata che lavorava con me. Non mi messi più perché questo è il punto, è qui che bisogna esplorare come intesi può fare, poi su bene sul professore si mantenne sta mano, ma veramente vi dico, fate uno sforzo enorme per tante vite il numero non credo Mortagazza. Ora, bisogna dunque esplorare la struttura profonda per capire, perché solo allora ne veniamo fuori, non è solo una dimensione, certo che c'è una dimensione educativa, certo che siamo mica siamo un monadi, siamo in un contesto comunitario, sociale, ma è il rapporto individuo-società assieme che porta ad elaborare questi fenomeni. Perché noi tendiamo al no? No. Taponato chi no? Estruno o no? Ma che ne siete lucante? No. Qui te sempre il no che si mette. Ma la chi no, pura morita. Ma resti stato, è stato lui? No. Invece è chiaro che è stato lui. La mamma l'ha visto che è stato il figlio. No, il mio non è. Non è. Poi magari non vede, anzi sicuramente dopo lo ammette. Ma perché questo è il momento? Perché scatta il no? Perché non scatta il sì e il no? È la stessa cosa, non è la stessa cosa. I processi nuovi si vuoi osservare che un test per lui può passare dal no al sì, ma è difficile che passi dal sì al no.